Quando la solidarietà si unisce all'arte culinaria, il risultato è una vera e propria ricetta del cuore. È quanto accaduto ieri presso il Caffè Le Paillotte, dove si è svolta la seconda edizione dell'evento di beneficenza, come sempre organizzato dall'associazione Due Ali per Pescara, presieduta da Aldo Di Cosmo. Il nostro spirito di solidarietà ci conduce e ci porta sempre a esplorare nuove vie solidali. E tutti i nostri sostenitori che partecipano a queste nostre manifestazioni è gente che ha una sensibilità che noi non credevamo che avessero, partecipano in massa e ben felici di partecipare e di concretizzare poi, di vedere concretizzati i nostri progetti di solidarietà. Tutto il ricavato, raccolto ieri, è stato devoluto a favore del reparto di pediatria dell'ospedale Spirito Santo, beneficiario da sempre delle attenzioni della Onlus Pescarese. È proprio l'associazione Due Ali per Pescara che, grazie alle sue raccolte fondi, riesce a pagare gli stipendi ad un pediatra e ad un'infermiera responsabili del servizio di pediatria d'urgenza, come spiegato dal primario Giuliano Lombardi. Noi abbiamo stabilito un percorso preferenziale durante i giorni feriali e stiamo cercando di farlo anche per i giorni festivi, perché un bambino che arrivi in ospedale non stia in pronto soccorso a stazionare, ma che abbia una via di accesso preferita, nel senso di un percorso più semplice per arrivare direttamente dal pediatra. E Due Ali per Pescara è intervenuta finora in una maniera veramente eccezionale. A me preme dire una cosa che è bene che tutti quanti abbiate a mente: il bambino non è un piccolo adulto, il bambino è tutt'altro. Per quanto riguarda l'attenzione al bambino, sono necessarie competenze che chi si interessa di adulto non può avere. C'è bisogno di una sensibilità, di una preparazione che solo alcuni operatori, una certa tipologia di operatori può avere. Anche quest'anno special guest direttamente dalla trasmissione Rai La Prova del Cuoco, Anna Moroni, che dopo aver fornito una delle sue preziose lezioni di cucina, ha decretato il vincitore della gara culinaria, che ha visto protagonisti due abruzzesi doc, l'imprenditore Rocco Pasetti e l'avvocato Paolo Raducci. Con vero piacere vengo qui a Pescara per questa associazione e poi per vedere questo mare meraviglioso, e la vostra accoglienza e la vostra, veramente siete meravigliosi.